Datemi Scott a capo di una spedizione scientifica. Amundsen per un raid rapido ed efficace. Siete nelle avversità e non intravedete via d'uscita. Inginocchiatevi e pregate Dio che vi mandi Shackleton. Chiudete un attimo gli occhi, per favore, e provate a immaginare l'Antartide. Lasciate le vostre menti vagare attraverso il mare gelato, frastagliato di onde dalle forme fantastiche, iceberg che sembrano castelli fatati, che brillano di riflessi perlacei ricchi di sfumature cobalto e rosa, e il silenzio totale, assoluto, rotto solo dallo schianto sordo dei ghiacci che si spaccano. L'ultima pagina di quel meraviglioso Atlantico. Nella primavera del 1914 apparve a Londra questo annuncio: cercasi equipaggio per viaggio pericoloso. Paga misera, ritorno non garantito. In caso di successo, fama e onore. La storia di Ernest Henry Shackleton e dei suoi uomini. Partiti dall'Inghilterra nell'agosto del 1914 con l'intenzione di effettuare la prima traversata a piedi del continente antartico, un continente grande quanto l'Europa. A dritta, timoniere! A dritta! Ma sin dall'inizio una serie di eventi imprevisti hanno trasformato questo tentativo in una continua lotta per la sopravvivenza. La nave stritolata dai ghiacci. Che sta succedendo? Il ghiaccio si sta muovendo. Abbandonare la nave! Abbandonare la nave! Sta cedendo, è ora di scendere. La marcia sulla banchisa che si scioglieva. Le barche di salvataggio trasportate a mano, con a bordo le poche provviste recuperate. Premare! Premare! Lo sbarco in un'isola selvaggia, dimenticata da tutti, senza più la nave per raggiungere una base abitata. Nessuno a questo punto sapeva dove si trovavano questi 28 uomini. Lo stesso re Giorgio V gli consegna la bandiera nazionale. Vieni, Ernesto, accomodati, entra, vieni, Ernesto, vieni. Per questo challenge regionale ti volevo regalare il mio fazzolettone di quando ero nei Boy Scout. Eccolo, ti garba? La bestia. È bellino, eh? Ernesto? Ernesto, senti, ma mi volevi chiedere qualcosa prima di andare via? Perché è vestito di verde? Perché sono del CNJ. A bordo si trova un equipaggio selezionato attraverso quel drastico annuncio in cui si cercavano uomini per un viaggio pericoloso, con paga minima, un ritorno non garantito, ma assicurando, in caso di successo, fama e onori. Solo degli uomini forti e duri, e anche un po' matti, in cerca di emozioni, potevano imbarcarsi per un tale viaggio destinato a durare anni. Ricordate che qui dentro c'è il mondo intero! A bordo, Shackleton ha portato con sé, oltre ai membri dell'equipaggio e al cenio operatore, anche due medici, un biologo e un fisico. La spedizione, infatti, ha anche un carattere scientifico, per osservare e registrare tutto quello che ci sarà da scoprire in quelle terre sconosciute. Completano il gruppo un meteorologo e un artista, come era abitudine a quell'epoca, un artista disegnatore. Ho visto una sagoma. Una sagoma di che tipo? Non saprei dire, signore, è nel ripostiglio delle funi. Andiamo a vedere. Ma sulla nave, Shackleton scopre un altro passeggero non invitato, un clandestino. Tanto ti sei visto, vieni fuori di lì. Arrivo. Salve, eccomi. Salve a tutti. E tu chi diavolo saresti? Mi chiamo Pestalozzi Franco, vengo da Samminiato Basso. A Samminiato non c'è il mare, non si vede nemmeno il mare. Sì, ma io... Ti rendi conto che questa è una spedizione votata alla morte? Non tornerà nessuno, nemmeno i cani.
Sì, ma io ho fatto il Boy Scout, c'ho anche il brevetto. Brevetto. Qui tutti hanno il brevetto. Guardali bene in faccia. Sherpa, guida alpina, gabbiere, Super Mario, Trapper, pronto soccorso, e te? Animazione liturgica. Siamo messi benino. Animazione liturgica. E magari nei lupetti è capace che avevi amico di San Francesco, vero? Aronne, c'avevo Aronne. A questo punto la nave comincia a essere stritolata. Si creano falle sempre più grandi. Non si può più rimanere a bordo. Bisogna abbandonare la nave e creare un campo sulla banchisa. Tira le punte, arrotola. Non mi riesce mai a ripiegarlo come si deve sto fazzoletto. Ernesto! Ernesto! Senti, ma sei sempre lì con quel fazzolettone? A me... E mi pare porti male per fazzolettone. È il fazzolettone del re. Sarà anche del re, ma porta male. È 6 mesi e siamo bloccati nei ghiacci. Non se ne parla più. Lo devo riportare a casa. Ora lo piego per bene. Lo mettiamo qua nella scatola. Sì, oltretutto porta male perché il re del CNJ. Siamo tutti fratelli. Tutti siamo fratelli, caro mio. Ma... Lo dice anche Bippi. Ma Bippi non era del CNJ. Comincia così una marcia estenuante sulla banchisa, con i cani che trascinano le slitte e gli uomini che trascinano le barche. Attenzione! Attenti! Ora lasciate andare! Così, ecco, eccoci siamo. Forza! Forza è bloccata, è imprigionata nel ghiaccio. Liberiamola. Piano, piano. Forza! Tirate, tirate! Tirate le funi. Malgrado la fatica immane, le miglia percorse sono poche. E non si sa dove si sta andando, e neppure se le provviste basteranno. Comincia a diffondersi tra gli uomini pessimismo e sfiducia. Vorrei sapere quest'anno chi è che ha scelto le botteghe. L'ho scelte io, ma erano tutte piene come al solito e alla fine ho dovuto mettere... Nautica, proprio nautica. E era rimasto quello Amici Oltre Confini. Amici Oltre Confini? Io l'anno prossimo non ci vado alle botteghe perché non mi sto divertendo proprio per nulla. E a questo punto cosa succede? Succede che con il progressivo scioglimento dei ghiacci finalmente si apre un braccio di mare e le barche possono essere messe in acqua. 3 barche sulle quali si pigiano 28 uomini. La loro posizione è approssimativamente questa, ma dopo essere stati trasportati dalle correnti sulla banchisa in movimento, per loro è difficile capire dove li hanno portati le correnti. In che stato siete, oh? No. Ma cosa avete fatto alla festa, oh? Guarda lui in che stato è, Nado. Vai, spostatelo. Guarda in che stato è. Beh, va, ripigliati, va, lavati, ci penso io. Ma vi rendete conto? Ma cosa... Ma quest'altro sviene. Aio, fagattini, ma, bimbi. Vieni te, vieni. Vedo mostri, bimbi, aio, aio, aio la gamba. No, bimbi, io vi piglio arrimate nel viso tutti. Ma vi rendete conto in che stato siete? Guarda lui lì, derigozza, ma...
Ma c'era le figlie ieri sera. Vieni, mi tocca fa tutta a me, oh. Bimbi, ma se un li reggete, un li bevete, Bacardi Brise. Arrivati finalmente in salvo sull'isola dell'elefante, dopo un primo momento di euforia, un po' come dei naufraghi che riescono finalmente a aggrapparsi a un relitto, si rendono però conto che sono in trappola, perché con quelle barche a remi non possono andare da nessuna parte. Sono troppo lontani da tutto e nessuno sa che sono lì, in quell'isola sperduta. Ora stanno perdendo ogni speranza. Bimbi, ne si porta la colazione. Bimbi, ma come l'avete montata la tenda? Ma picchetti ce l'avete messi? E ci siamo dimenticati anche la paleria. Ho portato un po' di teino. Boh, sentivi che puzzo c'è qui. Sono odori della notte, dai. Odori della notte? Sentivi, dai, boh, del circo. Oh, meno male, un po' di tè cardo. Beh, grazie, Vai, boh, grazie. Vai. No, Bimbi, però le scuregge no, sennò altro che tè ci vuole. La frittata d'orzo di ieri sì. Questa è l'isola dell'elefante e questa è la Georgia del Sud. Qui in mezzo la distanza da coprire in barca, in mari gelidi, con venti e tempeste. Circa 1500 chilometri. Più o meno la distanza che c'è tra Roma e Parigi. Un'impresa davvero disperata. Queste sono le foto scattate nel momento in cui la barca viene messa in mare e parte per il suo viaggio. Con lei viaggiano anche le ultime speranze di chi rimane sull'isola dell'elefante. Ma c'è anche la consapevolezza che potrebbe essere un'impresa senza ritorno. Per mangiare io non ho dato le polpette di pinguino, eh. Erano scadute. Tanto. Sugli strizzoni. Ma cosa sarà? È tre giorni che non si fa altro che ca. Non saranno mica state le polpette di pinguino, fa vedere. Vedrai, tanto buone non devono essere, sono verdi. Vieni, va, passami la gavetta, vai a fare il teino anche stasera. Finalmente, sono pieno di galle. Guarda, vigilo anche nella ghigna. Bene, Dio. Ah, Ernesto. Boh, non ce la facevo più. Oh! A voi? T'a posto? Noi si è fatto... Si è fatto il challenge regionale a Sereto. A Sereto. Si è mangiato per due giorni polpette di pinguino. Polpette di pinguino, poveracci. Ci dia una mano, non se ne vuole veramente più. Ci penso io. Cristerino?